Micaela Ramazzotti ha affitta l'utero. Dio che bella mamma, guardate quanto è bella Micaela Ramazzotti. Il Festival del Cinema a Venezia. Questo è il Corriere della Sera, cari amici. Vedete che è il Corriere della Sera? Lo vedete il Corriere della Sera? Guardatelo qua. Vedete? Che bello. Spettacoli. Spettacoli. È un film. Film in vendita. L'utero in affitto, le mamme surrogate, cari amici, le mamme surrogate, che tragedia, che tragedia, che tragedia. È il film, è un film, cari amici, è un film sugli uteri in affitto, gli uteri in affitto. Poi qua c'è l'intervento di Merighetti, io ovviamente il film non l'ho visto, un film è... Mi basta questa paginata, mi basta questa bella, guardate che pezzo di mamma. Chi è che non vorrebbe averla come mamma biologica? Guardate che roba. Guardate che spettacolo, cari amici, Micaela Ramazzotti, che pure è sposata, beato suo marito. Beh, allora, io il film l'ho visto, però l'argomento è quello dell'utero in affitto, delle mamme surrogate. E qua soltanto che c'è il commento di Merighetti, è un commento tradizionale, patriarcale. Ah, il film è intitolato Una famiglia. E Merighetti dice che questo film racconta un mondo che definire brutto, sporco e cattivo è ancora un eufemismo. Per cui il film Una famiglia racconta un mondo molto peggiore di brutto, sporco e cattivo. Beh, intanto guardate un po' che attrice, che mamma biologica, guardate un po' che mamma biologica, pensate a come si chiama, il bambino che sta dentro il suo pancino per 9 mesi, come ci si deve trovare bene. Beh, allora, l'utero in affitto. Beh, io ricordo che in Italia l'utero in affitto l'ha preso Nichi Vendola e il suo compagno. Sono andati in California e poi si sono spostati in Canada, perché mi pare che in California tutto ciò sia stato regolamentato da norme di legge. In California, mi pare anche in Ucraina, mi pare, comunque vi potete sempre informare. E io so che il mondo si è spaccato in due, anche le femministe si sono spaccate in due, le femministe, ci sono delle femministe favorevoli all'utero in affitto e delle femministe contrarie all'utero in affitto, perché poi salta fuori la questione dell'amore materno. Beh, io potrei dire che anche il matrimonio monogamico patriarcale è una specie di utero in affitto, è il pater familias che prende in affitto o acquista un utero, o il pater familias acquista un utero, acquista il pater familias. E poi circa l'amore materno, io vi rinvio all'amore materno di Gina Lollobrigida. La conoscete Gina Lollobrigida? Ci avrà una novantina d'anni, era la bersagliera in tanti film capolavoro, Pane amore e fantasia, Pane amore e gelosia, eccetera. E l'amore materno, Gina Lollobrigida e il figlio sono in liti giudiziari e non si parlano più. E la mamma, Gina Lollobrigida e suo figlio, informatevi se non credete alle parole di Serafino Massoni. Poi ci sono tante anche altre mamme famose, una famosa è attrice tedesca, quella di l'attrice tedesca che visse al tempo del Terzo Reich, poi scappò negli USA. E quella ci ha avuto una figlia e questa figlia ha scritto un libro contro sua mamma,
qualcosa di analogo è accaduto pure per un'altra mamma attrice. Beh, queste sono storie che si sanno perché ne hanno parlato i giornali, ma chissà quante sono le storie sconosciute di mamme che non riconoscono più i loro figli, e di figli che non riconoscono più le loro mamme. Capito? C'è Gino, andategliela a dire a Gino Lollobrigida, andate a parlare a Gino Lollobrigida dell'amore materno. L'amore materno, Gino Lollobrigida non lo vuole più vedere suo figlio, ci sono di mezzo gli avvocati, ci sono di mezzo gli avvocati, cari amici. Ma non c'è niente di strano nell'utero in affitto, cari amici, non c'è niente di strano. Ha fatto bene il regista a fare questo film, guardate che mamma biologica che c'è qua. E poi dopo magari il figlio, perché lei lo fa, la mamma che dà l'utero in affitto, la mamma surrogata fa il bambino e il bambino viene ceduto a una coppia che i bambini non li può avere, ceduto, viene comprato, c'è un bel movimento di denaro, non c'è niente di male, il denaro si sposta da chi i soldi li ha a chi i soldi non li ha. Beh, dov'è il problema? Come c'è la circolazione delle idee, così ci deve essere pure la circolazione del denaro, no? Va bene? E poi il bambino nasce e magari dopo vorrà andare a sapere chi è la sua mamma biologica. Immaginatemi come ci resta quando poi il bambino cresciuto va a cercare la mamma biologica e vede che è questa qua, perché questa è bella pure quando ci avrà 40-50 anni. Vabbè, cari amici, dai. Michela Ramazzotti mette l'utero in affitto, capito? Fa la mamma surrogata. Ma dov'è il problema? Ma dov'è il problema? E vabbè, dai, in fin di conti le mie sono le parole di un filosofo un po' stoico e un po' cinico. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.